Siano dati Gesù e Maria. La prima lettura che abbiamo ascoltato oggi ci fa vedere parte della decadenza di Saul, sappiamo, gettato da Dio a causa della sua disobbedienza, che qui purtroppo incarna uno dei sei peccati contro lo Spirito Santo, che è l'invidia della grazia altrui. Vede, come dire, la gloria di Davide, i suoi successi militari acclamati dalle folle, concepisce invidia e decide di ucciderlo, rinnovando il peccato, lo avrebbe fatto, di Caino. È stato fermato da suo figlio Jonathan, e questo ci ricorda anche sia il valore dell'amicizia, dell'amicizia di Jonathan nei confronti di Davide, sia anche una verità di fede più profonda, nel senso che quando il Signore non vuole che un suo servo subisca danni, dispone le cose in modo tale che dalle possibili danni sia scampato. Davide sarebbe un sacco di volte, questo è stato uno, soltanto uno degli episodi, poi Saul avrebbe ricominciato a dargli il tormento, ma come scrisse Davide stesso nei Salmi, lo dava il Signore come colui che lo aveva liberato da tutti i suoi nemici e lo aveva scampato da tutte le sue angosce. Ecco, questo ci dia anche una grande consolazione, perché come scrive San Paolo, se Dio è con noi, chi sarà contro di noi? Cioè, si può anche rivoltare il mondo intero contro, ma se il Signore ci protegge, ci custodisce, nulla di male può accadere alla nostra esistenza. E in questa speranza di grande consolazione possiamo e dobbiamo riposare. Il Vangelo, come tutto il giorno di San Marco, stiamo approfondendo quest'anno durante gli incontri biblici, è centrato sull'impero di Gesù sui demoni, sugli spiriti immondi, che manco lo vedevano, gli si prostravano ai piedi e impotenti. Anche questo ci fa, come dire, ricordare il potere, la potenza che il Signore ha contro i nemici della nostra salvezza, e che non esita a dispiegare anche noi, anche sui pericoli che noi corriamo. Noi ogni giorno chiediamo al Signore non ci indurre in tentazione, questo ricordiamo, liberaci dal male, perché possono nuocerci i nemici della nostra salvezza, ma solo nella misura in cui non siamo in intima e profonda comunione con Gesù, perché Gesù non permette che i suoi, che sono veramente tali, subiscano danni che non siano da lui permessi, sempre per un bene maggiore. E quindi anche in questo possiamo e dobbiamo riposare. Una parola su Sant'Antonio Abate. Ieri è stata la festa liturgica di Sant'Antonio, noi sappiamo che la cerimonia è un po' più solenne, la processione con le benedizioni la faremo domenica, in comitanza con la festa folcloristica che anima questo paese, per cui in questi giorni faremo un piccolo trigo, quindi andare a scandagliare piano piano la vita di Sant'Antonio Abate, perché farlo soltanto nell'omelia domenicale diventerebbe un po' troppo complicato. Divideremo in tre parti, insomma, i momenti della sua vita, leggendo e approfondendo qualcosa insieme. A Sant'Antonio nacque intorno al 250 d.C. da una famiglia molto agiata di agricoltori e proprietari terrieri nel villaggio di Coma, attuale Cumans, in Egitto. La sua biografia fu scritta da un grandissimo padre della Chiesa, che è Sant'Atanasio, chiamato il Grande Atanasio, che visse dal 295 al 373, fu vescovo di Alessandria e fu amico di Sant'Antonio, nonché suo discepolo. È un altro dei casi, ecco, molto belli, l'amicizia tra Sant'Antonio e Sant'Atanasio, di amicizia spirituale, come tra Davide e Jonathan, come l'abbiamo festeggiato poco tempo fa tra San Gregorio e di Nazianzo e San Basilio Magno. Chiediamo al Signore che ci doni amici di questo genere, ecco, perché dalle amicizie spirituali degne di questo nome se ne riceve un grandissimo arricchimento. Sant'Antonio rimase orfano molto molto giovane, intorno ai 18-20 anni, perse il padre e la madre ed aveva un ricchissimo patrimonio, cioè oltre 300 campi, pensate, da amministrare, e una sorella più piccola da educare. Era stato educato santamente, cristianamente, dai genitori che erano persone di fede. E quindi a un certo punto, un giorno, sentì in chiesa quella parola di Gesù: se vuoi essere perfetto, va, vendi ciò che hai e dallo ai poveri, avrai un tesoro in cielo. E fu colpito da questa parola e volle scegliere questa strada. E cosa fa? Vende tutti i suoi beni,
e affida la sorella a una comunità di vergini e si dedica alla vita ascetica, prima a casa sua, davanti alla sua casa, e poi di fuori del paese. Nella località dell'Egitto, Sant'Antonio è considerato il fondatore in assoluto del monachesimo, perché poi si ritirò nel deserto. Non so se avete mai sentito parlare dei cosiddetti padri del deserto, gli anacoreti. Ecco, Sant'Antonio è stato il primo uomo di chiesa a vivere un'esperienza, come dire, monastica in senso stretto. Noi sappiamo tutti quanti, più o meno ricordiamo dalla scuola, no? San Benedetto è il fondatore del monachesimo qui in Italia, in Occidente. Ma prima di San Benedetto pochi sanno che c'era Sant'Agostino. Prima ancora di Sant'Agostino c'era San Basilio Magno in Oriente. Prima di San Basilio Magno c'era San Pacomio. E prima di San Pacomio c'era Sant'Antonio, che è il fondatore in assoluto, è stato il primo a intraprendere questo stile di vita. Da che cosa era caratterizzato questo stile di vita? Era la ricerca di uno stile di vita penitente e senza distrazioni. Pensate all'inizio, no? Chiese a Dio di essere illuminato, come faccio a vivere questa vita? Allora, vide poco lontano da lui un anacoreta vuol dire una persona che vive in solitudine nel deserto, che seduto lavorava intrecciando una corda, poi smetteva, si alzava e pregava. Subito dopo riprendeva a lavorare e di nuovo a pregare. In realtà questo non era un anacoreta, ma era un angelo che attraverso questa visione gli indicava la strada del lavoro e della preghiera come via da intraprendere, via che sarebbe stata la sua e poi sarebbe stata anche la regola di tutto il monachesimo occidentale. Se vi ricordate, qual è la regola di San Benedetto? Sanno tutti, ora e lavoro, prega e lavoro, preghiera e lavoro manuale. Cosa faceva? Lavorava e parte del suo lavoro dai poveri e con parte del suo lavoro provvedeva alle sue necessità essenziali, personali, di mangiare, di avere lo stretto indispensabile per campare. Sant'Atanasio, che ha scritto la sua biografia, scrive che lui pregava continuamente e leggeva appunto, ed era così attento alla lettura sia delle Sacre Scritture che dei Santi Libri, che a un certo punto la sua memoria sostituiva i libri, si imparava a memoria. Facciamo un altro passaggio. Dopo qualche anno di questa esperienza, dal momento che era un giovanotto, cioè aveva 20 anni, quindi era in pieno vigore, cominciarono per lui durissime prove, pensieri osceni che lo tormentavano. Era un giovanotto, quindi nel pieno vigore delle sue forze fisiche. L'assalivano dubbi sull'opportunità di una vita così solitaria, non seguita né dalla massa degli uomini e nemmeno dagli ecclesiastici. I preti non campavano come monaci, non aveva una vita così rigorosa e così dura. L'istinto della carne e l'attaccamento ai beni materiali che aveva cercato di sopire in quegli anni ritornavano prepotenti e incontrollabili. Il momento della prova. Tutti i santi sono passati per questa porta. Chiese dunque aiuto ad altri asceti che gli dissero di non spaventarsi, ma di andare avanti con fiducia perché Dio era con lui. Gli consigliarono anche di sbarazzarsi di tutti i legami, di ogni possesso materiale, per ritirarsi in un luogo ancora più solitario. Così, ricoperto appena da un rude panno, Antonio si rifugiò in un'antica tomba scavata nella roccia di una collina, intorno al villaggio di Como. Un amico gli portava ogni tanto un po' di pane e per il resto si doveva arrangiare con frutti di bosco ed erbe di campo. In questo luogo alle prime tentazioni subentrarono terrificanti visioni e frastuoni, ed il diavolo, dopo che ha tentato di sedurlo con i doni del mondo, gli mette paura. E in più attraversò un periodo di terribile oscurità spirituale, lo superò perseverando nella fede e compiendo giorno per giorno la volontà di Dio, come gli avevano insegnato i suoi maestri. Quando alla fine Cristo gli si rivelò, Sant'Antonio gli chiese: Signore, ma dov'è? Perché non mi sei apparso fin dal principio per far cessare le mie sofferenze? E Sant'Antonio gli rispose, Gesù rispose a Sant'Antonio: Antonio, io ero qui con te e assistevo alla tua lotta. Quindi oggi ci fermiamo qui. Sarebbe soltanto da imparare una cosa molto importante che vale anche per noi. Quando noi, pur non essendo monaci, ci mettiamo dietro Gesù, il diavolo ha due tattiche: prima comincia con uno e poi finisce con l'altro. Prima cerca di sedurti e di fartici ripensare, no, non so, stai pregando un pochino di più,
la messa un po' più spesso, cioè, no. È meglio che ti diverti un po', meglio che guardi la televisione, meglio che pensi ai soldi e alle altre cose, lascia perdere queste cose qui. Se ci riesci tanto meglio, se poi se invece tu, come fa Sant'Antonio, anziché andare dietro, dice sì, faccio peggio del prima, quindi anziché tornare indietro, me ne vado dentro una spelonca. Quindi anziché cedere, faccio peggio, quindi superi questa prima tentazione, il demonio comincia con la paura. Le visioni terrificanti, guarda che se vai avanti così, la vita sarà un disastro, tutti ti prenderanno per matto e altre cose del genere. Sono combattimenti molto molto duri, perché purtroppo sia la vita cristiana comune, ordinaria, che soprattutto quando uno sceglie di impegnarsi un po' di più al servizio di Gesù, viene sempre purtroppo il diavolo a mettere i bastoni tra le ruote. Ecco, abbiamo sentito nel Vangelo la paura che il diavolo c'era di Gesù, si deve lottare un po', ma con l'aiuto del Signore se ne esce vincitore. L'importante è che vedete come ha fatto a vincere, lo superò perseverando nella fede senza indietreggiare e compiendo giorno per giorno la volontà di Dio. Sia questo il primo ammaestramento, il primo monito che Sant'Antonio lascia a tutti noi. Il resto lo vedremo a Dio piacendo nei giorni seguenti. Siamo lodati Gesù e Maria. Santi sono lodati.